l'importanza della rete tra ospedali per evitare una alta mortalità dopo l'infarto. Di questo si è discusso in occasione di un corso organizzato all'Umberto I di Nocera Inferiore, un ospedale che si inserisce a pieno titolo in questa rete dell'emergenza insieme al San Luca di Vallo e all'azienda ospedaliera San Leonardo di Salerno. Certo, bisogna ancora migliorare tante cose, ma i medici si stanno impegnando affinché tutto possa andare per il verso giusto. Nocera Inferiore è un centro hub insieme a Vallo della Lucania e insieme al San Leonardo, all'azienda ospedaliera, e si inserisce dovendo dialogare con tutti gli altri centri che sono centri SPOC, gli altri ospedali, con un percorso codificato di trasferimento anche in assenza del posto e quindi esecuzione della procedura nel caso specifico dell'angioplastica primaria, anche con la possibilità poi di ricollocare il paziente in uno dei centri hub dove c'è il posto, dei centri SPOC dove c'è il posto disponibile. Questo è il concetto di rete, cioè nelle varie stazioni ci sono dei centri hub e SPOC, i centri hub eseguono la procedura, il posto letto diventa meno importante come succede adesso rispetto alla procedura e quindi si risolve il problema dei tempi e si abbattono le mortalità, si risolvono i problemi in questo modo. Quanto funziona questo sistema? Quanto deve essere ancora migliorato? Allora, oggi il sistema funziona male perché i ruoli non sono chiari. Noi facciamo il possibile per poter, nel momento in cui da altri ospedali ci segnalano un infarto, riperfondere il paziente con l'angioplastica primaria. È evidente che se non si è codificati e non si comprende che il problema è la procedura, anche da parte di chi deve inviare il paziente e quindi abbattere i tempi di trasporto, siamo comunque sempre fallaci su questo, quindi voglio dire c'è bisogno di una coscienza di tutti gli attori per poter fare questo. Noi sostanzialmente, ripeto, a Nocera cerchiamo di fare, però nel momento in cui le regole vengono stabilite, i paletti vengono messi con dei percorsi codificati, sicuramente il tutto migliorerà. Sicuramente il sistema rete negli intenti è ottimo, però qualche falla c'è, che cosa si sta facendo? Voi come ordine sicuramente ricevete tante sollecitazioni dai medici. Bene, noi siamo in campo da lungo tempo, chi segue e oramai molti seguono le attività ordinistiche, non solo quelle formative che sono quelle che ovviamente dimostrano maggiormente l'attitudine di questo ordine professionale a una cura particolare del sistema dell'emergenza, sa che noi siamo stati sempre fortemente critici rispetto a quello che è il sistema emergenza-urgenza perché sul piano teorico non c'è nulla da dire, cioè questa regione ha espresso i migliori articolati di legge che forse sono stati prodotti nel sistema sanitario nazionale. Purtroppo lì dove si sono rilevate delle crepe, delle mancanze, dei ritardi non più accettabili è quello della fase attuativa. Vedo che si sta cercando di procedere in tal senso e proprio nella, diciamo, non più speranza, nella certezza, noi è un augurio questo, che fra poco avremo in realtà un sistema operativo, noi stiamo cercando di fare la nostra parte attraverso queste organizzazioni di questo convegno, attraverso il BLSD che sono stati organizzati, attraverso il BLS per la parte pediatrica, quello del trauma care che partirà, ma altre iniziative saranno date a supporto della parte emergenziale. Non si può più scegliere dove curarsi quando si ha una condizione di emergenza-urgenza.